miseria. Uno pensava di venire a fare qualcosa di leggero, a metà fra il gossip e la cronaca rosa, e invece si ritrova fra le mani una cosa come questa. Eppure quando siamo entrati in casa era tutto tranquillo. Sì. Sì, comunque l'importante è che tu sia sciolto, rilassato, tranquillo, sereno. Quello che interessa al pubblico sono la storia, le scelte, quello che hai deciso di fare. Chiaro? Perfetto. Molto bene. Mister, mi dai solo una mano con questo microfono che non riesco a metterlo a posto? Siamo in collegamento dalla Casa Misericordioso per un evento che ha suscitato scalpore nella tranquilla vita della nostra cittadina. È tornato a casa il giovane della famiglia Misericordioso, ricchi industriali della nostra zona. Tutti ricordiamo come un anno fa il ragazzo abbia lasciato il tetto familiare per andare in cerca di fortuna. Ora possiamo intervistarlo e porgli delle domande. Ok, buona, staccala. Stacca qua, poi senti, se non va bene ci aggiungiamo Sole che sorge, la radura, il boschetto, una cosa così, sai, quelle cose carine. Ma direi che possiamo passare a intervistare Junior adesso. Misericordioso Junior, ci spiega per quale motivo ha deciso di andarsene via da casa? Ebbene, un anno fa mi son detto: che cosa ci faccio qua a fare la vita da un barbone? Ero scappato dal papi, gli ho detto: scacciami in vita dei pippi. E lui ha cercato di farmi desistere, ma io gli ho detto: diretto. Mi sono fatto dare il gettino privato e sono andato a Las Vegas. E come ha vissuto Las Vegas? Beh, me la sono spassata, belle donne, alcolici, ma grandi mangiate, e poi la mania poker, mi sono mangiato tutto in un mese. E a quel punto che cosa ha deciso di fare? Beh, lavoracchiato di qua di là, ma con scarso successo, e poi volevo ritornare al papi, ma mi vergognavo, pensavo che lui non mi considerasse più suo figlio. Finché una sera ero lì ad asciugare i piatti dal jersey e mi sono detto: ma il papi e tutti i suoi dipendenti stanno benissimo, mangiano alla sera tutti in famiglia, al caldo, hanno un buono stipendio, e io qui a rovinarmi le mani, ho detto: no, nessun senso. Allora gli ho detto: ritorno dal papi e gli chiedo di darmi uno stipendio, un lavoro, così almeno ho da mangiare. Ok, mi pare buono, che ne dici? Sì? Ok. Se vuole versi un bicchiere d'acqua nel frattempo, direi che possiamo. Poi riprendiamo tra un attimo. Guardo solo gli appunti. Ok, riprendiamo? Riprendiamo. Molto bene. Eravamo rimasti che stava pensando di ritornare a casa. E in quel momento che ha deciso di chiamare suo padre? Sì, l'ho telefonato al papi e non mi sarei mai aspettato un'esplosione così di gioia. Cioè, mi hanno dato ovviamente un jet, una mega festa, mi ha preparato una mega festa su uno yacht. E poi vestiti puliti. Dopo tutto quello che avevo fatto non mi sarei mai pensato una roba del genere. Pronto? Sì, scusate, vi devo lasciare. Ah, arrivederci. Uè, ciao grande! Boh, mi pare che il materiale sia buono. Magari possiamo... Segui! Aspetta, scusi! No! Scusi! No, come? Scusi! No! Ma non è niente! No, niente! Volevo solo chiedere! Nessuna dichiarazione, grazie! Ma una dichiarazione, ma... Fermo! No, non è fermo! Non ho tempo! Insomma, lei è fratello maggiore di Misericordioso, giusto? Sì, sono io! E ci rilascia una dichiarazione? Una dichiarazione. Ah, volete una dichiarazione? Sì. Va bene, vi do una dichiarazione. Un anno fa mio fratello è venuto, è andato da papà. Cosa ha fatto? Si è sgamato tutti i soldi. Risultato? Se li ha spesi tutti in... E in bagordi. E il sottoscritto cosa ha fatto? Cosa ha fatto il sottoscritto? Si è fatto un... di mattino e sera a lavorare. Per la casa, per la famiglia, per tutto. E qual è il risultato? Ah, lui la festa sullo yacht con le balle e tutto. E io? Niente. Io devo stare qua a guardare e supportare. Volevate una dichiarazione? Eccola, usa questa. Forse è meglio se ce ne andiamo, qua l'aria è un po' pesante. In tanti anni che faccio questo lavoro, è la prima volta che non so come chiudere un servizio. Mi sa che gli spettatori dovranno fare a meno del mio finale col botto. Bon, dai, stacca tutto, va? Eh no, Manuel, potremmo trovare una maniera diversa. Prego, sei bravo, vai pure. Grazie. Ebbene, cari amici, avete visto le due figure, il fratello maggiore e il fratello minore. Il fratello maggiore, che non ha riconosciuto, non ha voluto essere amato dal padre. E tu,
ti lasci amare da Dio, riconosci il suo amore. Il figlio minore, certo scapestrato, certo le ha combinate di tutti i colori, però alla fine riconosce di aver sbagliato e aver errato. C'è un vero pentimento da parte sua. E noi sappiamo riconoscere il nostro peccato, sappiamo con umiltà lasciarci abbracciare da questo Padre misericordioso.